Romano Cornale, testimone e aspiratore per l'Italia dell'Augustina Braurei, vi presento la mia cucina bavarese: con zuppa di porcini, il gulas con patate, lo stinco cucinato sul forno a legna, il radicchio con lardo e aceto di birra, e poi abbiamo il triss tipico della birreria, e il famoso Weiss Wuster con la senape di Monaco e la Weissemberg. E per finire i dessert con la Sacker e la torta di ricotta. E il tutto accompagnato con l'Augustiner di Monaco. Ottica Rimonato, Ottica Bassano, Ottica Fontanesi, grandi offerte, grandi firme Centro revisione Autofficina Sandri è specializzato in revisioni di autocarri fino ai 35 quintali e oltre i 35 quintali con tecnici specializzati e attrezzatura d'avanguardia Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta a 6 km da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'Hotel Ristorante I Cavallini. Il ristorante dotato di 60 coperti è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'Hotel Ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per un'ospitalità ad alto livello. Hotel Ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel Ristorante I Cavallini, Via Trento, Solagna, Vicenza. Amici della Voce, siamo sulle colline di Valdobbiadene, precisamente a località Le Rotte. Questa in pratica è la parte più bella della vendemmia dell'uva e vediamo quanti begliacini di uva che ci sono in questo canestro, ma vogliamo sentire e parlarne anche con qualche esperto per capire anche quali sono le varie tematiche di questo bellissimo frutto della terra e siamo con Tiziano Vedove, proprio delle rote. ciao Tiziano, intanto questo ah. lo possiamo posare qua, ci saranno poi dopo le raccoglitrici che lo porteranno sì. nel, nei grandi catini, intanto sono contento di essere in questo paradiso terrestre, si parla di raccolta delle uve, non è che una volta si andava a ottobre, come sì. mai adesso si è anticipato? Adesso si è anticipato per la questione del clima, il clima che è cambiato, si nota molto nella vendemia. E infatti, tempi fa si andava ai primi di ottobre, mentre adesso andiamo anche agli ultimi di agosto. Quindi, è un clima che chiaramente di quel un punto clima si è cambiato. Alzato con le temperature molto alte. Qua siamo a località Le rotte, sì. no? una località del Valdobiadene, non, non, non sono le rotte stellari, ma sono le rotte le cui rotte. Andremo a capire esattamente cosa vuol dire il prosecco di Valdobiadene, che comunque ha una identificazione particolare, molto molto profonda anche a livello di, di cultura, a sì. livello proprio di, di, di grandi proponimenti di questi grandi uomini di queste terre. Il prosecco di Valdobiadene, che nasce circa 40 anni fa, ha avuto uno sviluppo molto interessante e anche accelerato, possiamo dire, proprio per le sue peculiarità e per la sua qualità, che si differenzia da molti, molto da altri prosecchi. Ecco, diciamo che questa, questa raccolta delle uve, che siamo oramai a fine settembre, primi di ottobre portano ad avere una produzione che mi pare che questa produzione proprio a beneficio di coloro che ci stanno ascoltando non sia una produzione che ognuno fa quello che vuole. No, assolutamente delle, no. Ci sono dei, dei, dei parametri da rispettare per voi che siete produttori. Noi proprietari di terreni craconelliano Valdobbiadane dobbiamo rispettare un disciplinare che ci obbliga a produrre 100, 135 quintali ettaro. Non di più. Non di più. Tipo una quota latte, tanto per dire. Sì, più o meno, sì. Non si può fare di più. E questo credo che per eh, coloro che ascoltano questo programma debba essere comunque una sorta di garanzia. Sì, è perché, una garanzia eh, perché alla fine è finito, è finito il vino che viene prodotto da questi 135 quintali ettaro, non ne abbiamo più. Vale. Quello deve, Quello deve essere. Il prossimo anno mi pare che ci sia addirittura una ulteriore. Abbiamo un cambiamento epocale, si può dire. Eh, passiamo da una doc a una DOCG. Quindi il consumatore viene maggiormente tutelato. DOCG vuol dire proprio di origine. denominazione di origine controllata e garantita. E garantita. Quindi anche il C'è una garanzia. Perché nell'etichettatura dei vini si è fatta un po' di confusione, non è ferrea, almeno negli anni passati non è stata ferrea come altri tipi di, eh, di prodotti del, o della terra o prodotti, de, de, mi viene in mente le pelati, i pomodori eccetera, c'è stato un po' di interpretazione, ecco però nell'immaginario nell collettivo la signora Maria e il signor Giuseppe che bevono vino dicono dammi un bicchiere di prosecco. Ecco però non è esattamente quello, bisognerebbe essere un po' più precisi sull'ordinare un bicchiere di prosecco o una bottiglia Do, di prosecco. Dovre, dovremmo dire, o dovremmo ordinare un prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. Come mai debba essere di Conegliano e Valdobbiadene e non per esempio di un'altra località? Perché eh, noi con le nostre colline, qui l'uva viene, matura, viene maturata prima e quindi maturando prima abbiamo sia un alto grado di zuccherino e anche un'alta acidità. E questo ci... è molto importante? Sì, l'acidità è molto importante per il, nostri, per il nostro prosecco per farci permettere di produrre un spumante con fru, eh, profumi di frutta fresca, tipo una mela verde, una banana ecco prima si diceva parlando di te in camera Caritatis che sono delle sensazioni quelle dei profumi che noi vediamo anche ogni tanto della gente che ci fa di quelle pantomime intanto guardiamo anche i telespettatori quelle pantomime che guardano questi bicchieri li bevono sembrano dei grandi lo saranno anche ma questo profumo di eh, muse, mu, muffe di, 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 di acini di ribes selvatici oppure sono delle sensazioni sì, sono... non è la realtà della cosa No, eh, è data da questi, da è questi procedimenti è dato ci fa ricordare questi frutti, queste muffe, questi fiori. Che vuol dire intanto un vino di, di, di grande naturalità, sì. cioè molto naturale, sì. se no, altrimenti non altri per... avrebbe nessun profumo. Infatti, il nostro Prosecco di Valdobiadane si differenzia proprio per queste peculiarità, per avere questi profumi di mela matura, di banana, di fiori da caccia. Ecco, quindi diciamo, il signor Giuseppe e la signora Maria non, debbano, non, non devono essere per forza dei conoscitori divini, però quando sentono hanno la sensazione dei profumi della, dei, 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 di frutta, che succede anche a me normalmente, non occorre, diciamo così, eh, indovinare oppure sapere di quale tipo no. di profumo si tratta, basta sapere che c'è un qualcosa che ti ricorda, ti evoca un fruttato sì. e questo già vuol dire molto. Sì, sì, sì. Guarda qua ci stanno molte zanzare, ma va a parte del <ride> gioco. Stai attento eh, Tiziano. Parliamo del, del, del perché Valdobbiadene ha questo microclima che si differenzia comunque da altri posti, indubbiamente. Siamo qua a fine settembre, già lo si avverte dalla, dalla temperatura. Ma abbiamo questo microclima eh, che è eh, creato diciamo, dalle montagne che abbiamo a nord: abbiamo delle montagne che ci proteggono dai venti del nord e abbiamo. Anche l'influenza del mare, che, perché siamo a 80 km da Venezia e quindi abbiamo un microclima molto ottimo. Protetto. Sì, protetto e equilibrato si può dire. Qua avete anche dei, chiaramente dei corsi di acque, a parte del piave, è il Piave, va bene? Sì, il Piave è molto famoso. Poi c'è anche Passo le Rotte, per... mi pare che sia un torrente. Ci le sia. Rotte è una collina. È Una collina <ride> e poi il torrente. Il torrente è... è il Tormena, che infatti il torrente è quello che sta. Mh, che fa determinare il nome delle rotte, in quanto il torrente erodeva il terreno e faceva. Um, um, diciamo. Um, diciamo che questo terreno argilloso, grazie a questo eh, corso del fiume, lo tiene, lo, lo tiene più compattato. Forse sì, così. Sì, sì. Diciamo. E quindi le piogge chiaramente. Ma però è vero che su queste zone collinari eh, si, un vino è migliore anche nel Piemonte, succede questo perché. Assume l'acqua che proprio gli serve, in specie quando piove, non, non, non ci sono acquitrini o si forma niente. E quindi è molto dolce l'abbeveraggio anche delle piante. Sì, sì, sì. Perché non ci vuole un abbeveraggio, diciamo, accelerato, altrimenti avremo poco grado di zuccherino. Ecco, perché la signora Maria deve comprare il vino di Valdobbiade in un buon prosecco? Eh, tanti si fanno la stessa domanda. A me il vino bianco, poi non so se sia una... Diciamo così, in menzione popolare o meno. Il vino bianco, se bevo il vino bianco, mi fa venire mal di testa, invece il vino rosso no. Credo che sia una questione anche di tanini, però. È una è questione bello. di solforosa, di anidride solforosa. Infatti, noi come azienda e molte altre che lavorano l'uva senza danneggiarla molto, delicatamente. E cerchiamo di andare ad aggiungere il meno solforosa possibile. Con la solforosa sarebbe quel prodotto che terrebbe che tiene Allora l'anidride solforosa è necessaria, altrimenti il vino si ossiderebbe e non avremo la qualità e i profumi che certo. ne stavamo parlando prima. Però bisogna anche non esagerare. Lo tiene stabilizzato il vino, sì. diciamo così. Ecco, se si eccede in questo, però la garanzia torniamo al discorso di prima con i nostri amici telespettatori che essendo che è una produzione chiusa, che non se ne può produrre più di un tot, Ecco, allora qua sta nella coscienza e soprattutto nel codice d'onore che vi siete fatti tra vitivicoltori nel non, non andare a usare più prodotti o additivi chimici che possano disturbare la salute. Sì, disturbare la salute e anche la qualità. Buon, parliamo adesso... Quindi questa è già una, una cosa molto 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 positiva. Io soffermo sul fatto della quota, no? che non si possa arrivare fin là, perché la gente deve capire questo, non è che più produco più guadagno, no, arriviamo fin là, facciamolo buono, ecco, il guadagno è già la qualità, sì. mi pare che questo sia molto molto importante. Si parla del prosecco di Valdobiadene, del perlage, un perlage morbido, delicato e continuo, ecco, è dettato non soltanto dal vino in sé, ma anche sul bicchiere il quale viene, viene, mi, viene versato questo. Bisogna adattare il bicchiere vino. al vino. Certo. Non potremmo bere il Prosecco su un bicchiere da vino rosso, i classici bicchieri certo, larghi, aperti, certo. larghi, altrimenti anche i profumi andremo, andremo a perderli. Quindi questo perlage è questa linea continua di, di bollicine che deve essere insomma, di un periodo piuttosto lungo. Sì, deve avere una persistenza, una sua persistenza, essere molto delicate e fini. Quindi qua siamo nelle, nelle zone, praticamente in questi viali, come si chiamano? questi vigneti, questi vigneti che tipici, sono, sono veramente ricordano e possono evocare veramente spiritualmente grandi grandi poesie perché qua poi dopo chissà quanti baci d'amore si sono dati, tra... <ride> mi viene in mente negli anni no? eh, tra coloro che venivano a raccogliere i grappoli dico chissà quanti quanti amori sono, sono scoppiati in questi Diciamo pilari. che in questi vigneti per non è cambiato nulla da 200-200-300 anni fa. Quindi hanno una storia anche di tradizione. Beh, sì. il Trevigiano è molto molto partecipe alla storia e alla tradizione. Sì, siamo molto a, a legati ai nostri vignetti e non vorremmo neanche, nemmeno cambiare la struttura delle colline. Facciamo allora, la seconda parte della conservazione su questi grandi tini che sono raffreddati ove sono allo scoperto con dell'acqua e, e là vengono in pratica depositati per 50 giorni se non sbaglio. Il vino eh, dopo essere eh, pigiato, che otterremo il mosto, viene fatto fermentare in questi tini, naturalmente molto, molto lentamente, e poi diciamo verso 10-15 giorni vengono tolte le fece e lasciato lì per altri 2-3 mesi, che si affini. E quindi? E quindi l'avremo pronto per le, per le festività di Natale. Noi abbiamo un prosecco che di solito si indica con il pasto con dei so, pasticcini, a conclusione di un pasto come aperitivo, ma il prosecco di Valdobbiadene mi pare che vada un po' oltre, si può anche usare a tutto pasto con ma del pesce anche. Il prosecco di Valdobbiadene ha avuto. Um, um, sì, è stato molto apprezzato da tutti proprio per questo motivo, in quanto si abbina sia i dolci. Sì. Sia i primi piatti, sia i salumi tipici, o si può bere l'aperitivo durante tutto il tempo della giornata. È, è un vino a tutto pasto. A è per un vino che si adatta molto facilmente a tutto. Adesso andremo a fare qualche assaggio, però prima di concludere con gli assaggi avremo modo di, di parlare del carattere di questo prezioso vino del, di Valdobiadere. Ma perché lo champagne è considerato il meglio de, della vita? quando poi ci sono grandi grandi intellettuali e grandi intenditori che dicono no, il prosecco è inavvicinabile. Ma eh, diciamo che il champagne eh, ha una storia molto più lunga e è stato pubblicizzato molto prima del prosecco e quindi sono molto più avanti con il tempo rispetto a noi. Ma forse è che i francesi comunicativamente nella comunic comunicazione sono più bravi, sì, loro hanno piccolo... sono, diciamo che sono più bravi e ci, ci hanno visto prima di noi in quanto il champagne prende il nome della zona sì. invece noi eh, abbiamo sempre avuto anche. difficoltà a mettere il nome della zona abbiamo usato più facilmente il nome del vitigno infatti nel prossimo anno andremo, sì. a, cambiare, ecco eh. andremo a cambiare cambierà e... anche, la, 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 diciamo anche la scenografia di sì. tutte queste... Sì, e ci avvicineremo più uh, ai francesi in quanto Mettiamo il nome Valdobiado conegliano, non più Prosecco. Poi parliamoci chiaro: eh, mi pare che nel Consiglio dei Ministri, addirittura in Vaticano, si beve il Prosecco di Valdobiado. Eh beh, per forza, bisogna. Adesso facciamo qualche assaggino. Eh. Sì. Ok. Abbiamo appena abbandonato questi bellissimi filari di uve pregiate di Valdobiaden e Conegliano, sì. perché fa parte di una identificazione geografica importante, mi pare di aver capito. Ecco, adesso andiamo in base, proprio andiamo sul campo, su quello dove poi dopo maggiormente i fruitori capiranno la bontà di questo vino e, come sopra e soprattutto e come va accompagnato. Come va accompagnato, sì. Ecco, le, sono molteplici le, le, le varianti che si possono. Dove si, può gustare, prego, dove si può gustare questo prestigioso nettare divino, no? Sì. Abbiamo visto dalle bruschette a delle, delle soppresse. Diciamo che le bruschette e le soppresse vanno abbinate a un prosecco frizzante. Mentre il prosecco Extra Dry, che sarebbe uno questo, sfumante, che sarebbe questo qua, Bene. va abbinato ai formaggi e alle marmellate. Tipo qui abbiamo una marmellata di pera e limone, abbiamo un montasio Mentre abbiamo uno sfumante brut che va abbinato. Ai pesce, quindi qui abbiamo un'orata e, e poi abbiamo un medesimato che si abbina facilmente alla pasticceria fresca. Quindi anche marmellate un po' particolari, mi sembra di aver capito che c'è una marmellata addirittura con fragola e peperone. Sì, marmellate particolari della zona, qui ci sono delle massaie che fanno queste marmellate. Ecco, massai mi piace questa tradizione è molto antica. Mi viene quasi un azzardo da novel cousin, no? qualcosa di particolarmente moderno, pur essendo radicato nella tradizione del trevigiano. Sì, abbiamo molti prodotti tipici e molti storici che si abbinano facilmente ai nostri prodotti. Una, una bottiglia brutta, Intanto andiamo, vorrei che la, sempre la signora Maria, che ci sta seguendo, capisse cosa può affrontare la sua spesa bevendo un vino buono di Beh, eh, partiamo dal prosecco frizzante che è un prosecco con un perlage molto fine delicato e con poca persistenza ecco si può trovare dove? Questo Va nelle cantine o nei rivenditori? Ma, eh, il prosecco di valdoviadene, de quello della mia azienda si trova solitamente nelle cantine o nei bar o ristoranti i rivenditori non... una bottiglia del genere cosa deve costare secondo voi? Ma all'incirca sui 3,5 o 3,60 euro. 3 ,60. Per, per una 3... ottima bottiglia. Sì, sì. Mentre andiamo con questa che sarà. Parliamo di, di un prezzo franco cantina. Certo. Poi. Al distributore la signora Maria lo al... compra a 5 euro. Nel bar o ristorante dai 7 ai 9 euro. Certo, però se uno se la vuole comprare anche per portarsela a casa. In, in circa sì, 5-6 euro quindi anche una spesa abbastanza modica sì, diciamo. Sì, sì, pur essendo un vino di grande, di grande pregio ecco, vogliamo sposare qualche qualche leccornia che avete preparato siete bravissimi, gentilissimi per poter abbinare uno di questi vini si, sì, beh, apriamo un Brut un il Brut è una brut. caratteristica che va accompagnato con, con eh, possiamo accompagnarlo con questi qua questi un, stuzzichini Stuzzichini che per chi ha il colesterolo come me, insomma, è un vanto, però eh, a gli stuzzichini sono stuzziconi questi qua. Beh, vabbè, io gli ecco, stuzzichini. Ma c'è un modo di aprire la bottiglia oppure. Ma in modo classico, togliamo la, la, la fettuccia, diciamo, e poi scartiamo la capsula. So che anche questo è un momento sì. particolarmente religioso per chi ama i vini. Ecco il botto deve essere un botto fragrante oppure se tante volte hai quei bottini... Che... Ma un botto abbastanza fragrante però non troppo botto altrimenti esce il vino. E soprattutto vuol dire che si è usato forse troppi materiali che... No, non, no, no. non vuol dire niente. No. Questo abbiamo sentito? No. Se vediamo questo famoso perlage così la gente da casa può capire ancora meglio. ecco si diceva prima che il perlage in pratica sono quelle bollicine che devono essere continue però qua forse, dico un azzardo, abbiamo sbagliato bicchiere perché dovrebbe essere un bicchiere forse con diciamo, il posteriore, si può dire il culo, non lo so però più stretto, vero? Ma, eh, no, non abbiamo proprio sbagliato bicchiere questo bicchiere serve per eh, capire meglio i profumi del vino, per sentirli meglio Quindi... Ecco io siccome sono un profano però posso intuire il, il profumo del fruttato io non so esattamente se questa è mela verde oppure mela cotogna, però voglio dire si sente Ma sentiamo... un fruttato molto deciso. Sì, un fruttato molto deciso da mela verde, poi abbiamo la banana, i fiori da caccia, quindi possiamo dire che è molto completo nel suo... Quindi signora Maria e signor Giuseppe, quando stappate una bottiglia del prosecco di Valdobiadere e Conegliano, ecco, lo agitate leggermente, gustate l'occhio con il perlasmo soprattutto. Sentire, usiamo. sentire e poi lo assaggiamo, e poi lo assaggiamo, sì, sì. infatti sul retrogusto sentivo proprio il fruttato. Dov nel retrogusto dovremmo ritrovare gli stessi, stessi frutti che ritroviamo nel profumo. Ecco, è vero che si dice che noi dobbiamo prima abituare il naso per poi poter apprezzare al palato? Sì, bisogna non mettere il naso subito, però leggermente abituarlo pian piano e poi quindi questa credo sia la ricetta giusta eh, siamo quasi in conclusione di questa puntata dedicati ai vini di Valdobbiadene e Conegliano e io mi mangio una tartina tu mi tieni compagnia? sì buone arrivederci da dove? Dalle da Valdobbiadene dalle rotte